Ragazzi, un nuovo mulinello in casa X6 e abbiamo il Java 3000, tre cuscinetti più uno, capacità della bobina 0,25-215 metri di lenza, parliamo nylon, 0,30-150 metri, 0,35-110 metri. Qui sotto ci sono le misure in libbre e in yard, vediamolo subito. Eccolo qui, manetta avvitata, bisogna centrare i fori della manetta, ecco qua, quindi si allenta, ci sono quattro forellini da questo lato, si vanno a centrare così, poi si preme e si avvita da questo lato. Questo serve ad evitare i giochi laterali. Una volta che si avvita, vediamo, non c'è nessun gioco laterale. Mulinellino molto leggero, andiamo a vedere la frizione. Ora ve lo faccio vedere anche sotto la bobina. Ha l'antiritorno, quindi così va avanti e indietro. Io non lo utilizzo, come sapete, così invece va solo in avanti. Allora, la frizione. Questo per le pesche leggere è ottimo, quindi edging, light spinning, spinning fino, diciamo, lanciando 30 grammi, quindi per pesci che comunque non siano superiori al chilo. Frizione che è anche bella potente. Vedete, già non si blocca del tutto ma continua a slittare, però è molto molto dura. Ora vi faccio vedere come è sotto l'alberino, come faccio sempre con tutti i mulinelli. Ecco qui, abbiamo un sistema semplicissimo e viene utilizzato in tantissimi mulinelli. Non ha ovviamente, come ad esempio il Croma, i due cuscinetti sotto, ma è un mulinello che sicuramente costerà molto di meno rispetto al Croma o all'Accord. Ora non so dirvi più o meno il prezzo, ma dovrebbe aggirarsi intorno alle 40 euro. E qui c'è un altro cuscinetto, dovrebbe esserci, dato che è un 3 più 1, dovrebbe esserci un altro cuscinetto. Il guidafilo gira molto bene. Vediamo subito l'archetto. L'archetto bello, per essere un mulinello di fascia bassa. Va benissimo. Molto bella anche la bobina di questo colore in alluminio. Rapporto di recupero 5:2:1. Per quanto riguarda la bobina, l'avevo detto prima, 0,25-215 metri, 0,30-150, 0,35-110 metri. Ottima capienza. Ragazzi, al prossimo video inserirò il link per l'acquisto, come sempre. Ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Al prossimo unboxing.